Buonasera a tutti, buonasera soprattutto a chi ha organizzato questo evento, chi ha lavorato perché questo evento abbia avuto il successo questo evento, un ringraziamento alla Proloco, un ringraziamento a tutti gli uomini in divisa, a tutti i volontari che hanno fatto di questo appuntamento, un appuntamento che si riflette migliorando anno per anno. Un ringraziamento particolare, direttamente proporzionale a chi viene da più lontano, dei paesi vicini, dal continente, perché noi abbiamo bisogno di tutti, Ierzo ha bisogno di tutti. Io qua rappresento Ierzo, vorrei rappresentarlo meglio, so benissimo che è difficile rappresentare Ierzo. Vi auguro a tutti di continuare. Di cominciare oggi e di continuare fino a venerdì godendo Ierzo, il suo vino e i suoi prodotti. Grazie. Non posso che ringraziare tutti gli ospiti che sono venuti da lontano e in particolare tutti i gruppi che in questa manifestazione ci hanno aiutato moltissimo al lavoro che noi in questi giorni abbiamo preparato grazie a tutti i collaboratori interni da Proloco, tutti i ragazzi di Ierzo, non li cito in particolare, ma sono tutti i ragazzi in gamba che senza di loro non avevano potuto manifestare e fare questa manifestazione. Ringrazio soprattutto l'amministrazione comunale. Quindi vogliamo che tutti quelli che oggi sono presenti qua vengano anche per la manifestazione di Calice di Stelle. Un ringraziamento totale a tutti, grazie e divertitevi. Grazie alle due personalità e adesso vorrei ringraziare gli sbandieratori di Sassari. Thank you.
bravissimi sbandieratori di Sassari, bellissime evoluzioni. Bravissimi.
Salutiamo con un caloroso applauso gli sbandieratori di Sassari. Grazie, arrivederci ragazzi. Buonasera a tutti, vi ringrazio di averci accolti. Allora iniziamo subito perché deve essere una cosa veloce, facciamo entrare i consumatori mobili. Allora vediamo, io entro in angolo, c'è niente. E questo costume è qua attorno alla palla montata di Argara, si trovava ad Argara, oggi in Arcatese, è un abito di inizio 400. Quello successivo invece è tratto dalla palla di Ottana, ancora visibile ad Ottana, mentre il precedente vestito purtroppo è finito a tre corni, è venuto negli anni 30. Questo invece è tratto da un affresco in mansardo, un cappellone degli spagnoli in Santa Maria a Novella, dipinto del Buonaiuti. Invece qui abbiamo la riproduzione di un vestito decente più antico tratto dagli affreschi della chiesa di San Pietro in Valtellì. Successivamente entra un gruppo di armigi in coppa al Mano di Ferro. Si tratta di un'armatura della metà del Medioevo dell'uso fino al 300, anche questa tratta dagli affreschi di Valtellì. Vediamo anche due alabardieri che sono un gruppo di arcieri che impugna un arco di tipo carico, potete vedere la foretta, le frecce, tutto di prodotto a mano, gli archi sono assolutamente in legno. Poi un gruppo di popolani, in testa abbiamo Sabina che entra con la sua bambina e Matico rappresenta San Francesco che sposa la povertà. L'abito di Sabino rappresenta appunto il dipinto di affresco la povertà, poi vediamo i bambini con la mazzocca. Noi coinvolgiamo tutti, partecipiamo a famiglie intere, dunque niente selezione, niente flusso, niente tutto ciò. Adesso entrano i pellegrini, ne abbiamo due differenti, diciamo per dire, uno è un pellegrino di tipo mobile, porta i segni del pellegrinaggio, dunque la conchiglia sulla testa a indicare che ha fatto il pellegrinaggio a San Paolo di Compostela, poi la palma a indicare che ha fatto il pellegrinaggio a Gerusalemme e la chiave a indicare appesa al bordone a indicare che ha fatto il pellegrinaggio a Roma. Inoltre alla zuppa, perché così l'abbiamo vista negli affreschi del castello di Cosa. L'altro frate che sta uscendo invece rappresenta un merito vagante, meno ufficializzato, sempre una figura militare. Invece rappresento il mio fissione, una cosa molto veloce perché siamo in tanti, è tratto da un bassorilievo che si trovava inizialmente nella chiesa di San Francesco a Faglio, inizio 400, rappresenta il mobile Pisano, Guido Boni. Attualmente è visibile l'ingresso della Pinacoteca di Cagliari. Vi ringrazio per l'attenzione, ricevo nuovamente il microfono, anzi devo sfilare un altro gruppo, scusatemi, sono i cavalieri dell'antica locanda di Cagliari, noi invece siamo la compagnia d'armi medievali di San Luri. Come vedete indossano un'armatura pesante e ci sono altri armigeri invece che indossano le mezze armature più leggere. Spesso erano i palafrenieri dei cavalieri a indossare queste armature, velocemente per gentilezza, incontrate tutti. Poi segue il corteo con le castellane. Perfetto, qui. Bene, un applauso, sono stati bravissimi, chiedo nuovamente il microfono a tutti.